Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. 17.07, ci sono le finestre aperte. Avviso gli ascoltatori, ma è stato pulito col disinfettante. Un odore, facciamo areare il locale prima di soggiornarci. No, dei mentre. Perché magari appunto sentite qualcosa di strano. Non ci hanno ancora buttato in mezzo a una strada. Ecco, solo per questo. Sono le finestre aperte. Ragazzi, scaletta ricchissima. Scaletta ricchissima. Chiedo sigla subito. A tutte le persone musulmane, Eid Mubarak, fine del Ramadan. Si chiude. C'è entusiasmo, ragazzi, stasera. Sì. E devo dire, una scaletta di tutto rispetto, almeno per quanto riguarda i titoli. Non farei polemica, non farei giri di valzer. Diciamo che andiamo. Volevi giri di valzer, Ciocca? E facciamo. Però possiamo metterla anche solo così e parlarci sopra. Cioè. Ah, allora teniamo i giri di valzer sotto. No, e parliamo bene della scaletta. Sì. Che bella scaletta. Notizie varie. No, non è vero. Non è vero. No. Cosa? Cioè, abbiamo anche un appuntamento a tre. Un primo appuntamento a tre. Diego, a un certo punto della puntata, ci invita fuori e ci farà le 10 domande che andrebbero fatte a un primo appuntamento. Sì, dici voi? Sì. Ma sì. Per conoscere approfonditamente una persona? Ne avevamo già parlato, anche forse più di una volta negli anni. Cioè, ogni tot vengono stilate quelle domande che, secondo a chi le stila, appunto, sono quelle 5, 6, 10 in questo caso, adatte per inquadrare bene l'altra persona. E non fare domande di quelle che mettono l'ansia, ma che permettono all'altro di dire cose che ti servono a capirla, quella persona. Ecco. Allora io farei subito una domanda agli ascoltatori. Preferite che facciamo l'appuntamento tutti e tre insieme, piuttosto lo dividiamo in due interventi, o volete un primo appuntamento Diego Vale e poi un primo appuntamento Diego Pina? Capito? Sì. Cioè, per capire se fare un'uscita a tre o due uscite a due. Ok. Rispondete al 347-342-5220. Chi è che ha scritto io voglio due uscite? La Mary. La Mary. Mary. A me piace la troppia, però. Lo sappiamo, Diego. Ma del resto sei pazzo di tutte e due. Sì, dai. Non saprei scegliere. È quello. E poi alla fine devi dire con chi vuoi uscire. Ci rimango male se non sono la scelta. Ma va. Qualcuno scrive annuncio di scaletta bellissima, flop assicurato. Ma siete veramente dei maleducati là fuori, Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17:13 minuti, Radio DJ. Siamo partiti bene, siamo partiti con Annie Lennox che ci ha spianato la strada. Ragazza. Abbiamo una bella scaletta. È stato deciso dagli ascoltatori e alle ascoltatrici che per raccontare queste 10 domande da fare al primo appuntamento che ti permettono in qualche modo di inquadrare una persona, faremo un'uscita a tre. Sì. Punto. Sondaggio e parliamo subito di tendenze con Valentina Ricci. Olè! Sei contenta? Sì. Delle tendenze sono bellissime. Di una si sta parlando tantissimo in quest'ultimo periodo, forse ne abbiamo anche già parlato noi, è quella legata all'abbigliamento tennis che ruba i capi dal campo da tennis, un po' per i successi di Sinner, certo. Un po' perché adesso è uscito il film di Guadagnino ambientato sui campi da gioco del tennis. Sta di fatto che con Zendaya è il portavescap del tennis, Challengers. E, diciamo che il look da campionessa e campione di tennis sostituisce quello che è stato l'anno scorso il look Barbie o il color rosa della Barbie. Okay. E quindi cosa vuol dire? Cos'è che dobbiamo indossare? Gonnelline, calzoncini, polo, gonnelline arricciate, maglioni quelli a treccia?
maglioni a treccia color chiaro con lo scollo a V, ripassato in blu o in rosso, ma anche calzettoni, polsini, addirittura c'è chi ha realizzato delle borse per racchette trasformate in borse addirittura per tutti i giorni. Valentina, non ci credo, niente di meno. Vabbè. Altra tendenza legata invece al make up è il grande ritorno dell'ombretto blè in tutte le sue accezioni: blu, azzurro, ceruleo, zaffiro. Il blu, a scadenze quasi decennali, esiste poi la stagione del blu. Vi faccio un esempio: nel 1959 la prima Barbie, quella originale, appariva con l'ombretto che blu. Che poi non è quel blu, è un blu elettrico, cioè più quasi un celeste. Che a me piace moltissimo. Vale quasi a tutti. Non ti starebbe benissimo. No, figurati, mamma zero. No. Madonna, ti dà 100 anni. Negli anni 60 Cleopatra di Liz Taylor e la Marilyn Monroe di Andy Warhol. Negli anni 70 Liza Minnelli e Twiggy utilizzavano l'ombretto blu. Negli 80 Grace Jones e Lady Diana. Vero. Nei 90 sempre elettrico, un po' Britney Spears, un po' Kate Moss. Com'è, come non è, questo è l'anno suo. Tutte già fighissime, ho capito. Lo so. Mamma Grace Jones. Ultima tendenza invece riguarda l'arredamento. Pare che il colore dell'anno per gli interior designer sia il color burro. Cioè per gli oggetti? Per le pareti. Per le pareti in primis. Meglio certo. Se accostato a dei colori forti. E meglio se... cioè, sì, comunque è vero. Va il burro. Una parete melograno. Col tortora. Il burro. Una parete burro con un oggetto color melograno. Una lampada color melograno. Esatto. Ma benissimo anche mobili e oggetti color burro. E perché no? Anche i tessuti. E perché no? Perché no? Ma delle tartine col burro salato adesso? È la ciuchina. Proprio abbiamo litigato con i bar. Che palle! Sempre quella vecchia storia. Ma ragazzi, buon carattere non risiede, No, non è di qua. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17:30 minuti, Radio DJ. Allora, a Pinocchio stasera facciamo un appuntamento a tre. Io, Diego e la Vale. Cioè, Diego ci invita a uscire. Sì. E non ci conosciamo. Cioè, io conosco la Vale, casomai. Ma no, facciamo... Non ci conosciamo. No. Però non dobbiamo baccagliarci io e te. No, dobbiamo baccagliare Diego. No, tutte e tre. Tutti e tre, tutti. Però è Diego che ci ha invitato e ci fa queste 10 domande che sono un po' la notizia da cui partiamo. Per renderlo un po' più 3D, facciamo proprio una... Sì, le ragazze, io l'ho dovuta leggere per forza, ma ho letto poco, apposta perché voglio leggerla con voi. Ho letto le 10 domande, ragazze non le sappiamo. Sanno. No. Perché? Perché noi, di base, solamente questa introduzione brevissima, tendiamo a pensare di fare delle domande che poi non ci servono a capire la persona, tipo cosa ti piace. Sì, in realtà, poi quando abbiamo a che fare con la persona, cioè le sue passioni, non è interessante che cosa gli piaccia, ma semmai come le vive le passioni, che è già un'altra domanda. Ok, non ci dire niente. No. Questo ma per... una di noi risponde? Io farei una. Allora. Sì, lui fa la domanda. Ok. Cioè, tipo. Proviamo. Allora, però, sigla. All'appuntamento. Non tardare come sempre. Tu mi lasci solo. La gente ride di me. Ecco. Ok. La gente ride di te. Allora, noi arriviamo. Ciao. 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 Ciao, io sono Diego. Piacere. Ciao Pina, piacere. Valentina. Ciao. Allora, ho la prima domanda, a chi la posso rivolgere? Come la fai a tutti e due, perché rispondiamo tutte e due. Giusto. E ci si prenota, no? No, guarda. No. Pensateci un attimo, ma insomma è così, è a caldo. La prima domanda che avevo da farvi è questa. Cosa ti ha spinto a uscire proprio con me? Beh, ti ho visto in foto e mi sei piaciuto. Di brutto. Sono curiosa perché non mi aspettavo di essere invitata da te. E quindi ho detto, ma mi hai preso in contropiede, ecco, questo mi ha incuriosito. Bene, vado avanti. Cosa senti? Cosa fai? Seconda domanda. Cosa stai cercando? Io sto cercando una persona... Guarda che devi essere te stessa. Sì.
cioè, questo anche, momento. Nel questo senso momento. Che comunque tanto. Devo resettarmi sul fatto che. Beh, certo. No, però possiamo avere un. Sei impegnata. Cioè, però la domanda uno la può fare. Non è che vai a un appuntamento solo. Lo so che ti vuoi far Diego da una vita, però adesso questa è un'occasione, però la cosa non avverrà, no. Te lo dico per la milionesima volta. Abbiamo limonato una volta. Neanche se bene a tutte e 10. Abbiamo limonato una volta, va bene così, male. Cioè, partiti male. Poi sai che, vabbè. Allora. Mi fermo qua. No, fermiamoci un secondo, perché il gioco lo dobbiamo fare noi che siamo qui in studio, ma anche quelli a casa. Certo. Capito? Per cui immaginarsi di fare questo percorso attraverso le domande, sì. Capito? No, però la domanda, cioè cosa stai cercando? Perché questa va bene in questo tutti, momento, poi sì. Magari, certo. Però okay. Tu sei, cioè, ti ricordo che sei sposata con Lele, capito? Okay. Non è che devi fingere. Ok. Comunque ti faccio notare che lei tende alla falsità, sì, alla recitazione. Però ti posso dire. Almeno il primo appuntamento. È la cosa che mi piace. Di lei, allora, non in generale. Rifalle la domanda, dai. Cosa stai cercando? Non lo so cosa sto cercando. Sei confusa? Non sto cercando, sinceramente. Questa è una bella risposta, per esempio, secondo me. Io sto cercando pace. Cioè, sto cercando di allentare i tempi, la prestazione. Sto proprio togliendo cose. Sto togliendo tante cose per capire poi quelle 3-4 che mi piacciono davvero e dedicarmici tanto. Che bello. Terza domanda. Che alla fine si vuole fare meglio. Ma certo. Ma finisce. No, terza domanda dopo, dai. No, dopo? Okay. Sì, dai, perché. Ok. No, perché dobbiamo. Adesso abbiamo capito il gioco. Okay. Vale, delle domande? No, no. Dai, adesso durante la canzone ci ripenso. Adesso lei pensa che tu scegli me. Ma non si può giocare. No, beh, allora. Dai. Ma io non lo so. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. La notizia da cui partiamo è quella di 10 domande da fare al primo appuntamento. Abbiamo pensato di mettere in piedi un teatrino in cui Diego invita me e la Vale a un primo appuntamento. Però è un primo appuntamento che non per forza ha uno scopo di poi che succeda qualcosa di piccantino. Cioè, è un primo appuntamento, quindi 10 domande per conoscere un'altra persona. Conoscitivo. Adesso l'ho capito anch'io. Oh, infatti sei più serena, sì, ora. Sì. Ok. Le prime due velocemente erano. Che cosa ti ha spinto a uscire con me e cosa stai cercando? Ok. Andiamo velocemente con la terza, perché no, poi. C'è la sigla, la rimettiamo. All'appuntamento nel tardare come sempre tu mi lasci solo, la gente ride di me. Questo sì, per strada si dan di gomito a guardare come mi vesto. Sì. A 50 anni una pagliacca, ma va bene così. Terza domanda, poi entrano più nel vivo, La terza è questa. Che cosa conta per te? La vado io? Sì, come volete. Vai serena, sì. Stai vivendo male. No, figurati. Allora, per me conta, proprio adesso, la prima cosa che mi è venuta in mente è la salute di chi mi sta attorno. Cioè, vivo nel terrore che chi mi sta attorno possa stare male o non esserci più. Sì, concordo molto. E la routine per me in questo momento, sono molto attaccata alle cose che si ripetono, per cui la radio mi dà una grande routine, il cibo è importante in questo momento, sì, una routine che ti dia ordine, diciamo, se, certezza. Se mi chiedi quali sono le cose importanti, queste sono le certezze, le routine, le cose che mi calmano. La prossima domanda è questa: quando sei in compagnia prendi spesso l'iniziativa sul da farsi? Sì, dopo una certa ora ancora di più. No, lì prendi sopravvento. Lo so, lì prendo sopravvento. Però sì, organizzo, sì, mi piace. Sì, anch'io. Anch'io, mi piace molto, sì. Quanto sei disposto a scendere a compromessi con gli altri? Tantissimo. Se io sono una compromessiera, vado tanto incontro agli altri, anche a discapito di quello che vorrei io per me, ecco. Ma poco, io mi sembra. Però dipende chi sono gli altri, nel senso che poi in realtà penso di essere abbastanza generosa e di avere un'attenzione verso le necessità degli altri, quindi sì, in quel senso sì. Però poi il compromesso inteso come
abbassare la testa, farmi andare bene le cose è pari a zero, ma proprio a zero. No, voglio essere molto sincera con te, Diego Pastoni. Sì, lo apprezzo molto. Voglio che tu mi conosca per quella che sono. La falsità mi piace in Valentina. quella piccola punta. No, è stata molto onesta. Sì, no, è vero, onesta. È vero. Fino adesso sì. Questa è una domanda carina. Cosa faresti se avessi una settimana libera domani? Ah, io vado sicuramente al mare con la mia cagnolona e passerei le giornate in spiaggia con lei. Sicuro, proprio è quella cosa che in questo preciso momento della mia vita mi rende serena. Oh, che bello. Ma io sai che forse starei a casa con Amy e magari mi dedicherei a rimettere a posto cabina, armadio e studio, perché è una delle cose che sento in questo momento che devo fare. Comunque la presenza di Amy è sempre per me molto rilassante, per cui una settimana mi viene da dire sto a casa. Se fossero due, con Amy in Giappone. Ah certo, ok, sì, perché una settimana fa in tempo a andare. No. Buonasera, arrivederci. Jet lag e torni. Certo. Ci sono stata anche per 12 ore, però... Sì, infatti, abbiamo fatto anche delle, noi tre, delle 36 ore in tutto andando a Los Angeles, atterrando dicendo ciao! Io ho Lima dalla mia. Sì, ah, è vero. Certo. Ci eravamo fermati qualche giorno. Come gestisci lavoro e vita privata? Cioè, qual è il tuo, la tua formula? Te l'hai trovata? E allora questa domanda, cioè, perché ogni domanda ha una spiegazione, permette di capire in che modo hanno trovato un personale escamotage per gestire evidentemente le preoccupazioni, il tempo, come spostare le cose nella testa per andare avanti, perché ovviamente sono due ambiti importantissimi. Ma la vita privata per me è la vita con Amy e poi c'è la vita in radio che è quella con voi, per cui in radio ho cercato di costruire una vita privata fondamentalmente, perché abbiamo un rapporto di amicizia, un legame tra noi che mi dà l'idea proprio di una vita privata. Ma infatti privata. Noi tre questa domanda infatti è un po' così. Vediamo un'altra domanda carina. No, mettiamo un disco, mettiamo dai. Un disco. Sì. Quante ne mancano? Tre. 12. Pinocchio è anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17:46 Radio DJ, siamo nel bel mezzo di un primo appuntamento tra Diego, che ci fa delle domande da primo appuntamento, e io e la Vale. Sì. Tra l'altro Mirko dice fate in fretta che sto prendendo appunti, che tra poco faccio doccia e ho un primo appuntamento. Perché sono domande che scaturiscono da quel meccanismo molto newyorkese, devo dire, all'origine, in cui ci si fanno dei date, ma siccome la gente ha dei business plan affollatissimi, cioè a un certo punto dice, cioè vorrei che il tempo che dedico a incontrare una persona sconosciuta fruttasse, perché invece io l'imbarazzo, le cose, le domande banali. Esatto, sono domande attraverso le quali è facile che una persona esponga un lato di sé che altrimenti in una conversazione più banale non verrebbero fuori? Esattamente, oppure finisci per dire le solite cose di convenevoli e no, ma alla fine dici ma io questa persona l'ho capito, cosa ho capito di questa persona? Ma poi niente. Tu di noi zero. Comunque abbiamo pochissimo tempo e abbiamo ancora tre domande. Allora, prossima domanda: cosa pensi sia importante per una relazione sana? Cambio domanda? È chiaro che alla base di una relazione sana ci deve essere il rispetto reciproco. È una bella risposta. Non è scontata. Ma il rispetto viene dalla conoscenza approfondita dell'altra persona, cioè è un continuamente cercare di capirsi, perché più ci si capisce, meno ci si scontra, quindi più ci si sostiene, capito? E passiamo alla prossima. Come gestisci i conflitti? Per me è sempre definitivo, sempre paura di che non c'è un modo per tornare indietro. Io sto in generale, dico i conflitti in generale con le persone, cioè faccio molta fatica. Io sto imparando invece ad affrontarli, sono sempre fuggita dai conflitti, 2 anni e mezzo che vado dalla psicologa e quindi sto imparando a non averne paura. E sai da dove si vede? Da come attraversi la strada. È vero, la sono cambiata. No, hai cambiato totalmente modo in cui attraversi la strada, cioè la attraversi. Amore. Beh, chiudo con questa, che sembra una domanda retorica, ma in effetti tutto sommato non lo è. Quando pensi ai recenti grandi eventi politici, c'è qualcosa che ti colpisce? Sì, come se si ripartisse tutti i giorni da zero, cioè non siamo mai capaci di fare una memoria costruttiva delle cose, cioè come se ci svegliassimo tutti i giorni da capo. Marmotte. E non mi fa un bel effetto, A me inquieta tantissimo
il racconto che se ne fa nei telegiornali. Sì. E dici, mamma mia. Cioè che devi sempre stare attento a scovare la magagna nella narrazione delle notizie. Sì, che è un continuo cercare di fregarci. Esatto. E ci fregano, tra l'altro. Nonostante l'attenzione, ci fregano fisso. Ragazzi, io vi amo. Cosa facciamo? Beh, potremmo lavorare insieme e fare un programma. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18:06 Radio DJ a Pinocchio. Abbiamo già consumato la prima ora con un appuntamento a tre tra me, Diego e la Vale. Lo dico per chi poi volesse andare a risentirselo in riascolto, perché so che comunque ci seguite con passione nei riascolti. Non fosse altro per queste 10 domande che pare aiutino veramente a capire un po' di più l'altra persona quando siamo a un primo appuntamento. Ok, adesso invece cambiamo completamente, perché oggi è una puntata mista e la Vale ci parla di esseri umani che potrebbero vivere per sempre. Secondo le ricerche. Che ansia. Sì, perché... Cioè, la specie umana? La specie umana. Sono stati analizzati 4.000 italiani ultracentenari per un bel lasso di tempo, dal 2009 al 2015. Tra l'altro, i centenari in Italia sono più o meno 17.000. L'83% sono donne, la maggior parte di loro vive in Molise, così, giusto per darvi un dato. Tanti in Sardegna, perché... Sì. Allora, cioè, la scienza si divide in due gruppi, quelli che pensano che noi potremmo, e arriveremo a farlo, a campare fino ai 150 anni, e quelli cioè che... noi inteso gli esseri umani. Gli esseri umani, non noi. Questa generazione. Più di Mosè. E altri invece che dicono che in realtà l'invecchiamento non porta necessariamente alla morte, quindi potenzialmente noi potremmo vivere per sempre. È stato di fatto riscontrato che chi è questo gruppo? Vorrei conoscerli. Li salutiamo. Vorrei fargli le 10 domande. Vorrei sapere cosa prendono. È stato riscontrato di fatto, questo è un dato oggettivo. Cioè loro dicono si muore in malattie? Sì, il rischio di morte accelera esponenzialmente con l'età fino agli 80 anni. Per poi decelerare progressivamente fino a raggiungere un plateau e rimanere costante, quasi costante, dai 105 in poi. Cioè, arrivato ai 105 in poi, vai a star bene. Potresti andare avanti per inerzia all'infinito. Conti i cerchi come gli alberi, stai come gli alberi, ti muovi poco, guardi, cambi le foglie, ti bevi un bicchiere d'acqua ogni tanto. Hanno individuato le tre costanti di questi 4.000 ultracentenari, che sono una cerca di amici sani. A vivere. A 105 anni i tuoi amici sani sono morti. Sono più giovani. Per forza, amici nuovi. Perché... Vuol dire sani, amici che sani. Che stanno bene, cioè non vedere attorno a te la gente che piano piano ti ammala. Vivere in zone percorribili a piedi, quindi una minima di movimento. Certo. E una dieta tendenzialmente sana. Che vuol dire, se posso, anche mangiare meno, perché... Mangia meno. Ma quando mangi sano mangi meno, perché comunque non hai picchi glicemici e quindi tendenzialmente mangi meno. Di fatto l'altro giorno ha festeggiato 111 anni l'uomo ancora vivo più longevo del mondo. E vale, perché se è morto non è più. E vale la notizia. Ritorniamo al titolo. L'uomo più vecchio del mondo ancora vivo. Ma io comunque il più longevo del mondo l'altro giorno ha festeggiato adesso ho capito tutto. 111 anni. Impagliacciata? John Alfred Tinniswood è di Liverpool. Cosa hai fatto ieri sera? Sono uscita. Adesso rileggo tutte le risposte del primo appuntamento in cui era completamente in bam. Non avevo capito. Gli è chiesto. Alle prime due domande hanno risposto i pagliacci. Comunque, gli hanno detto, come fanno sempre, che uno non può arrivare ai 100 anni che gli devono chiedere qual è il segreto della tua longevità. Come se poi uno lo tenesse segreto. Poi gli è andata anche bene, perché non ti sono successe anche cose. Lui ha detto, ha tre regole che ha voluto condividere col mondo. Fa sempre del tuo meglio, che tu stia imparando o insegnando. Dai tutto ciò che hai, altrimenti non vale la pena impegnarsi. Se bevi tanto, mangi tanto, cammini tanto, fai qualsiasi cosa troppo, alla fine soffrirai. E io comunque ogni venerdì mi faccio il fish and chips. Questo è e questo vi ricordo. Vabbè, dai, carino. No, amoroso, molto carino.
Basta? Ecco così, questo cappello vi posso io salutare. Ragazzi, ve lo voglio dire, quando è ora a un certo punto vado, No, vado, cioè vado, non sto qua per sempre. Vado. Cioè, non voglio stare qua per Diego, sempre. Non è che decidi tu. No, però se posso decidere, comunque vado. Cosa sto qua a fare, dai? Fate voi se volete. Sei strano anche tu stasera. Vado a un certo punto andrò. No, vado volentieri a un certo punto. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Guarda, era il pezzo perfetto, Maxwell con Ascension, Diego, però ti vedo ancora qui, quindi hai deciso di restare ancora no, per non ho, non ho deciso, cioè non è che posso decidere io quando è il momento di trapassare, però nelle intenzioni generali, diciamo così, che a un certo punto vado volentieri dove si va, dove si va tutti. Ok. Poi correzione sulle date della persona più anziana è sarda. In questo momento 112 anni. Esatto, si chiama signora... Amelia Dari. Ok, la salutiamo, amore. Sì. Allora, sempre in tema di esseri umani che possono fare cose inusitate, c'è un altro studio che sta cercando in maniera seria questo, cioè molto concreta. Non come la notizia della vaga. No, questo non lo so, in maniera seria. Di capire quanto davvero noi possiamo sviluppare i cosiddetti superpoteri. Ma che bello. Paura. No, no. Allora, ci sono due fattori. Ma tipo, ti dice quali superpoteri? Sì, facciamo degli esempi. Ci sono due fattori che generano negli esseri umani, fino a oggi hanno generato alcuni superpoteri. Stanno cercando di studiare questi due fattori perché nella storia e nella geografia umana conosciamo alcuni superpoteri, ma se possiamo agire su questi due fattori forse potremmo ottenerne altri. I due fattori sono la selezione naturale e l'altra è la mutazione genetica. Okay. Vi faccio alcuni esempi di popolazioni che hanno sviluppato dei superpoteri. Ok. Allora partiamo dai Bajau. I Bajau sono una popolazione delle Bajau, credo che si dica così, che non è Babau. Sono una popolazione che abita nelle isole delle Filippine. Ma adesso? Sì, sì, sì. Ah. Sono una diciamo, un ceppo etnico che si è salvaguardato nel tempo e loro hanno una caratteristica unica al mondo perché riescono a fare apnea, vanno a pescare nei fondali dei mari delle Filippine, che sono ricchissimi di vegetazione, di natura, possono stare sott'acqua senza respirare per 13 minuti. Stai scherzando? E possono andare fino a 70 metri. Senza bombole, senza niente. Sono dei grandi pescatori. Il loro... Questa è selezione genetica, allora? È selezione genetica, ma anche un po' di mutazione. Perché? Perché sostanzialmente loro hanno... No, certo, sono mutati geneticamente. Bravissima. Per sopravvivere e portare avanti questa loro fonte di sopravvivenza. Perché in assenza di ossigeno i globuli rossi si muovono nel corpo per portare più ossigeno in circolo e c'è una grande riserva di globuli rossi che è la milza. Loro hanno la milza più grande che contiene globuli rossi ossigenati. Durante le immersioni le milze si contraggono e riversano tutta questa riserva nel flusso sanguigno. Questa è pazzesca. Un'altra, ti prego, un'altra. Andiamo in un'altra parte, andiamo in vetta all'Himalaya, gli Sherpa. Ah, certo. Allora, gli Sherpa sono una etnia che per 6.000 anni si è riprodotta stando sempre in un luogo che ha il 40% di ossigeno in meno, certo, rispetto al livello del mare. Certo. 40% di ossigeno per 6.000 anni ha anche loro fatto sì che la mutazione genetica gli permetta loro di gestire l'assenza di ossigeno, sempre per quella cosa dei globuli rossi. Certo. Ma se succede a noi, noi abbiamo... Se succede a noi cosa? Di essere al 40% in meno di ossigeno e di fare uno sforzo fisico. Scoppia la testa, Diego. Si può anche morire. Ma perché? Perché internamente gli organi si agitano. Cioè questo movimento rapido di globuli rossi, non abitudinario, non ordinario, manda in vacca il sistema. E anche loro hanno la milza più grossa? Loro non hanno la milza più grossa, ma hanno la capacità di gestire. Allora adesso ti dico, hanno sviluppato diverse mutazioni genetiche che consentono loro di mantenere bassi i livelli di globuli rossi. Ecco, loro non hanno tanti globuli rossi, ce li hanno pochi, mentre i mitocondri delle loro cellule utilizzano l'ossigeno in modo più efficiente. Ah. Lo sprecano meno. No, noi siamo imbarazzanti. Esatto. Sì. Un'altra cosa sono, per esempio, coloro che fanno i campionati di memoria.
che non è mutazione genetica, no, quello... è solo esercizio. Esatto, allenamento. Perché abbiamo a disposizione delle facoltà che non sappiamo usare, tipo noi. Noi siamo l'esempio. La Vale poi oggi. La Vale oggi è il record girl. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:31 Radio DJ, siamo un sol cuore con la Vale che oggi fa un fil fatica, però in realtà quell'entusiasmo che la contraddistingue. Ma sì, mamma mia, ma guarda, ha fatto fatica altre volte, altre, molto di più. Sì. No, oggi ti ha preso un po' più triste. No, non è vero. No, 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 non è vero. Ho solo un grandissimo reflusso. Ok. Un po' mi dici. Allora va bene così. Però per il resto. Perché restiamo in tema apparato digerente, vero? Sì, sì, sì. Perché Gambero Rosso, il sito, ha realizzato un articolo dedicato a un famosissimo ristorante di Bangkok. La professionalità. Ciocca. Ciocca, ti taglio le manine. Che è stato segnalato sulla guida dei posti. Dei posti popolari più buoni al mondo. Popolari intendi famosi oppure a prezzo popolare? A prezzo popolare, si tratta veramente food. Di sì, sì. Quindi di, non è uno stellato, localaccio, un localaccio di cui scrive il Gambero Rosso. Esattamente, il localaccio si chiama Genocciula e che cosa hai detto? Che cosa? No, allora, ho cercato detto. Anche perché ho detto non voglio fare quella roba lì che ridillo. Genocciula. E mi sono letta, mi sono cercata la pronuncia ed è questa, basta. Ed è proprio questa. Ok. E localaccio, ma anche un po' sporcone, sì, molto sì. Grande, molto molto grande, un sacco di posti a sedere. Nonostante questo, la gente fa la fila anche per 6 ore per mangiare lì. Il piatto più rappresentativo sono i noodles Mama Tom Yum, che ma sto... è gestito da una signora. Sì, ho visto il documentario. Sì. Sì, 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 è pazzesca. Lei lavora sul fuoco, su queste fiamme e questi wok, mettendo le mani praticamente nella roba che cuoce, ma con ormai quella roba di superpoteri che dicevamo prima, Diego. Sì, ma certo. Non ha paura di niente, pazzesca. Questo piatto prevede noodles in brodo piccante con frutti di mare assortiti, tuorli crudi, pancia croccante e polpette di maiale. Ma c'è tantissima altra offerta. Il locale è aperto tutti i giorni, 7 su 7, dalle 16:30 a mezzanotte. Funziona che tu vai lì, prendi il tuo numerino sì. E poi aspetti. E rischi di non mangiare comunque anche. Sì. Gambero. Però c'è quella cosa che devi mangiare veloce, perché non è che ti fanno stargli e poi a fare le chiacchiere. No. Mangi in tavoli condivisi, seduti spesso su cassette della birra vuote, capito? Beh però. Bello, però io se per venire, per stare in coda, mi porto da mangiare. Nell'attesa. Allora, in realtà Gambero Rosso dà tutta una serie di trick per superare la fila o per mangiare comodamente a casa propria. Per cui, se tante volte aveste in progetto di andare in Thailandia ed andare lì, allora c'è un'app che si chiama Clock che fa sì che tu prenoti e paghi già il cibo attraverso l'app e arrivato lì entri di diritto nella lista saltacoda. Tipo quella delle poste per saltare la coda. Esattamente. Ah, okay. Il delivery va tanto, per cui tu resti in albergo da te, non ti godi l'esperienza. A me piace, quello, lo street food a me mi ma manda certo, fuori no, di ma testa. Vai lì, per stare lì, vedi, guardi la gente. Puoi prenotare la consegna contattando direttamente il locale, ma su Line. E poi è possibile fissare un tavolo senza fare la fila chiamando. Questa dicono, la usiamo in pochi, ve la diciamo, ma non spargete la voce. Bene. Siamo qui a Radio DJ, molti chilometri a parlarne. Praticamente voi chiamate, ma loro rispondono soltanto tra le 13 e le 14. Chiamate, prenotate un tavolo per pochi, cioè se siete in due, massimo quattro. Tre, proprio quattro. E lì prenoti e ti danno la fascia oraria tua e... Vabbè, venga alle 7, dai, in 4. Che in Giappone la cosa di far la coda piace tantissimo. Cioè la gente sta serenamente 2-3 ore in coda, aspettare di entrare in un posto, leggendo, ascoltando musica, chiacchierando. Però fa parte proprio dell'esperienza. Noi siamo noi che siamo degli spazientiti. Sì, vero. No, noi proprio il concetto di coda sovrapposto. Diego, una roba proprio diventi matto.
No, ti, perché continui a pensare che gli altri ti stanno fregando. No, se devo mangiare la coda faccio fatica. Per un museo aspetto. Mi guardo intorno, sai? Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. È arrivato un messaggio carinissimo che dice: ma come sta bene questa canzone mentre cammino sotto la pioggia con il mio ombrello trasparente a fiori. Colonna sonora perfetta. Vero. Ci sta. 18:38 era Norah Jones. Allora, notizia adesso da parte di Diego, giusto? Sì, esatto. Sì. Allora, è una notizia interessante perché quando noi diciamo un diamante è per sempre. Benissimo. Oggi ciò che è addormentare. Ciao Rihanna. L'abbiamo superata, Rihanna. L'abbiamo superata. Cioè? La nostra litigata. Ah sì, sì, basta. Superata, sì. Allora, quando diciamo un diamante per sempre, abbiamo la percezione che regalare, soprattutto per il fidanzamento, l'anello con il diamante, sia un'usanza antichissima. Mm. Niente di più falso. Mm. È una cosa molto recente. Perché i diamanti, intanto... non è che cioè fossero conosciuti da semprissimo rispetto ad altre pietre preziose, ma soprattutto non gliene fregava niente a nessuno. Da sempre, nei secoli di secoli di secoli di secoli all'indietro, i ricchissimi della terra si sono regalati i re, gli smeraldi, i re, le regine, i rubini, smeraldo verde, rubino rosso. Sì, sì, Valentina. Topazio blu. Zaffiro. Comunque, il diamante non è mai stato interessante più di tanto. È grazie alla pubblicità degli anni 60 negli Stati Uniti che è esplosa questa cosa per cui il diamante è il regalo perfetto. No, ma dai, ma anche prima. Ascolta. No, è il regalo perfetto per i fidanzati. Sì. Allora, tieni conto che... No, però prima c'erano i gioielli reali. Con i diamanti pochi. Perché? Tenete conto che il primo anello... Devi mettere in discussione la sua notizia. Scusa. Primo anello perché? Di fidanzamento regalato con un diamante del 1477. Quindi non è gli anni 60. Sì, è un caso strano. Era il Rinascimento, quasi il Rinascimento. Era un caso strano, perché poi in realtà i reali non se li sono mai regalati. Le persone molto ricche non se li sono mai regalate. Le persone povere si regalavano qualunque cosa. Dei ferri di cavallo, delle mucche, niente, dei vestiti. Cioè non c'era l'usanza dell'anello. Ah, ma però tanto. Ok, quindi stiamo parlando solo dell'anello di fidanzamento, sì. Non dell'utilizzo della pietra preziosa. Allora sì, è tutte e due, perché la pietra preziosa comunque era poco calcolata. Diciamo così, ha a che fare con l'impero britannico molto e con... a un certo punto il fatto che due olandesi che stavano in Sudafrica scoprono una miniera nella loro tenuta, scoprono una miniera di diamanti. Sono i coniugi De Beer, Johannes e Diederik De Beers. De Beers è per sempre. De Beers è la pubblicità. Loro vendono loro vendono la miniera Diederik. Diederik, lei si chiamava Diederik. Vuoi che ti chiami Diederik? Chiamo? Vendono. Che fatica. Vendono la proprietà, tengono il nome De Beers, che poi vendono a un grande politico inglese che ha cominciato a comprare miniere di diamanti che erano quelle conosciute in tutto l'impero. E a un certo punto ha detto: adesso io ho il 90% delle miniere di diamanti, bisogna venderle a qualcuno. Ha detto: gli Stati Uniti sono una nazione che comincia a essere ricca, però come convinciamo la gente a comprare diamanti? E questa agenzia pubblicitaria di Filadelfia ha detto: il diamante che ha questa capacità, questo ricordo della durata della pietra millenaria, facciamo così, associamolo alla promessa di un matrimonio che sarà per sempre. Che bravi. È piaciuta l'idea. Lady Gaga è stata avvistata domenica in giro per West Hollywood con un enorme anello di diamanti sull'anulare sinistro. Sai cosa c'è scritto dentro l'anello? Diederik. No, questa è la notizia. Da dopo questa risata vi conosco, non garantisco più niente. Tiro fuori. Ma mettiamo un disco, la notizia è finita. Infatti, lo so, ma ormai è insinuata la stupidera. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Forza che la Vale fa il mondo animale.
Allora, oggi abbiamo un animale a cui la Vale tiene tantissimo. Sì, tanto che volevo parlarvene già lunedì, ma non c'è stato tempo. Mi sono tenuta la notiziola perché ci tenevo a darvelo. Che bello! A darvela comunque. L'animale in questione è la cincia allegra, che già di per sé è proprio tra gli uccelli che sono intelligentissimi e tra i più intelligenti, perché lei è anche esploratrice. Essendo molto golosa, non ha paura di tutto, mangia tutto, non ha paura a spingersi in nuovi territori, è un uccello coraggioso. Ecco. Non è un uno di quegli uccelli che avvisa il bosco che sta arrivando qualcuno. Bravissimo, emette suoni che hanno una sintassi e attraverso i quali allerta la ciurma, specificando di quale predatore si sta parlando. Quindi lei non è che dice occhio, attenzione, fa no, occhio perché c'è una volpe. La volpe. Sono tre umani. Malvestiti, per dire noi. Sì, noi nel bosco. Quello che la notizia che abbiamo, che vi porto oggi, riguarda una cincia allegra che vive in Giappone. Amorosa. La chiamano cincia del Giappone oppure Parus minor. Sì. Meglio la cincia del Giappone. Sì, la cincia del Giappone. Cosa fa lei? Tenete conto che le cincie allegre sono monogame, per cui maschio e femmina si accoppiano, prima mettono su un nido, si accoppiano, sparano fuori le uova con dentro. Sparano fuori, vale, in che modo? Fanno le uova. Fanno le uova, pongono le uova. Sparano fuori le uova. Che roba. Diedrich. Le pongono le uova che restano all'interno del nido. Certo. Mamma e papà sparano, cadono. No, infatti. Le depone normalmente. Nonna, com'è bella. Sì, è bellissima. Perché è marrone nocciola con le ali blu e la testa bianca e nera. C'è un sogno. Sì, è bellissima. Mamma e papà vanno le uova si schiudono, mamma e papà vanno a prendere il cibo. Lo riportano al nido. Il nido ha una porticina, cioè non è un nido come siamo abituati a immaginarlo noi. È chiuso. Si trovano davanti alla porticina, uno dei due, più frequentemente lei, con l'ala fa il gesto di dire prego, vai avanti tu. E il maschio entra. Che bello. Ed è il primo caso di animale non dotato di mani che utilizza le ali per a indicazione. C'è un momento di realizzo della Valle che ci teneva la notizia, stavi bene a sentire, e che si rende conto che per capirla devi vedere il gesto della mano e il camion radio. Ho proprio visto nell'occhio che dice... Ma non raccontata non ha. Allora, voi fate conto come se foste voi che fate passare una persona davanti a voi per entrare in casa. Quindi un mezzo cerchio col braccio. Prego. Cosa dice? Da indietro in avanti. Scusa, prego. No, prego. Ci mancherebbe. Allora la capisco. Perché abbiamo già individuato dei pesci che, per esempio, per comunicare tra loro devono indicare qualcosa e allora lo fanno col quella musetto. Pinna. No, col musetto indicano. Ma che un uccello utilizzi l'ala come fosse un braccio umano, beh, questa è proprio una di quelle cose per la quale la natura non smette mai di stupirci, ma proprio mai. Bravo. Ti posso dire? Anche tu. Anche tu non smetti mai di... Ma poi non ci deludi mai. Mai. Pur essendo una ragazza senza ali. Esatto. E a proposito di canzoni da ascoltare sotto questa pioggerella, direi che... Chiudiamo col botto, eh? Stai ascoltando il podcast di Pinocchio.